E quindi grazie mille Game Pass per avermi omaggiato con Dirt Rally 2 gratuitamente. È un gioco che apprezzo tantissimo e proverò a sostituire l'ormai consumato VRC7. Buttiamoci subito nel gioco, direi, accendiamo i motori e iniziamo con un po' di riscaldamento. La carriera con la Lancia Fulvia, che non è certamente un mostro, ma secondo me ha il suo perché, ha fascino. Vediamoci magari qualche momento delle prime tappe fatte in Spagna e in Australia. Because I'm often deceiving, I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings, but the only one that matters is I won't be defeated. But keep talking, pray that I lost it. I keep it cool, my attitude's got lost it. And I'm telling the brain of my youth, and there's far too many times to fuck you for losing. So I'm gonna march towards the hills, leave the marches and dreams to be fulfilled. The better plan I'm making outside of bills, living out the future is hard to make still. Ok, tornati un attimo in studio. Un gioco, questo Dirt Rally 2, niente male, devo dire, fatto secondo me benissimo dal punto di vista grafico. Le macchine sì, sono belle perché c'è un grosso parco auto, magari questo lo vedremo poi, anche se ho guidato una Fulvia per i pochi cavalli che c'ha ed essendo pure a trazione anteriore mi sono divertito. Col pad si guida bene, sembra anche addirittura più facile di VRC7, che secondo me era un gioco abbastanza impegnativo. Quindi probabilmente questo fattore ne gioverà nel divertimento. Un'altra cosa che ho notato è il navigatore, che sembra un po' più tranquillo di quello di VRC7, anzi, per come l'ho impostato adesso, con i valori predefiniti, sembrava che avvisasse delle curve un po' troppo in anticipo, ma questo si può regolare. Valvoli, in destra stringe, apre sull'asfalto, 5 sinistro stretto, finale, e sinistra, apre sul finale. Un'impostazione di gioco interessante che ho visto è quella dei danni estremi, ovvero quel tipo di danni che praticamente se ti capitano sei fottuto, sei costretto al ritiro. Non è andata benissimo, in effetti la macchina non l'ho restituita al team esattamente come me l'hanno data. Finale 4 a 3. Piatto destra su 2 sinistra loop. E vabbè, meno male che non siamo nella realtà, sennò sai che casino. Dalle prossime tappe ho intenzione di guidare con la visuale dal cofano, vedere come va. È una cosa che avevo provato già in VRC7, però non aveva funzionato bene. Vediamo se su questo Dirt ci sarà differenze. Adesso direi di vederci un rally intero e buttiamoci dentro anche un po' di telecronaca. Amici di recordinggame.it, siamo qui pronti in Spagna con la nostra Lancia Fulvia, trazione anteriore, chissà quanto andrà, poco, non lo so. Siamo pronti a partire. Dirt Rally 2, eccolo qua, la prima tappa commentata in telecronaca. Intanto un saluto da Mapo, se non ci eravamo ancora salutati, avete visto un po' di tutto in questo pre-video, ma adesso finalmente si arriva al momento vero, quello del gioco. Eccola qui la Lancia Fulvia, la macchina di Homer Simpson che ci ha concesso gentilmente. Valutiamo un po' questo Dirt Rally.
E attenzione perché già siamo impaltanati, siamo andati a finire nel terriccio, in questo, non male devo dire, questa ambientazione, anche se siamo su asfalto purtroppo, diciamo lo spazio circostante è fatto di più che altro di roccia e terra e sabbia e cacca di cane. Bellissima comunque da ammirare questa Lancia Fulvia, ovviamente fa parte delle auto classiche, si parte con praticamente queste scamorzine, però attenzione, no, ho preso prima penalità di gioco, 4 secondi, sono stati magnanimi perché in WRC7 te ne dava ben 9 se decapitavi qualcuno, guardate come che sguardo intelligenti, pilota e copilota. Dettagli fatti bene, si vede anche il mare, magari dopo vado a farmi un aperitivo in spiaggia. 130 all'ora, non male questa Fulvia, andiamo a vedere le caratteristiche che non me le ricordo più. Siamo sui 130 cavalli circa, ma il rombo è molto più prepotente, sembra una macchina molto più aggressiva. Intanto guardate a sinistra, che ci sono praticamente, c'è l'indicatore dei tempi intermedi, ma c'è anche un pallino che ti indica il leader della classe, qui intanto ancora di traverso, se il traverso si può andare con una trazione anteriore non lo so. Ammetto di aver provato anche qualche 4x4, praticamente la Polo, quella che è la macchina di riferimento del gioco, quella in copertina, 570 cavalli, è una bestia che non vi dico, ragazzi. Intanto traverso dalla vista dell'elicottero, spettacolo, però poteva finire solo male, però mi sono salvato, dai, ho solo tagliato qualche gomma. Ricordo che ho attivato i danni estremi, quindi può succedere di tutto, motore che fuma, copertoni che saltano, marmitta che esce e NOS che esplode. Ma sentite il limitatore, che spettacolo, molto meglio rispetto a WRC7. Il paragone ovviamente lo faccio con quel gioco, intanto qui in destra, sinistra, anzi sinistra destra. E anche targata, devo poi fare, devo vedere se ha pagato il bollo o no, c'è spugli fatti. Però al momento mi mette come quarto in classifica e a giudicare dalla mappetta, così da quella linea lì a sinistra, intanto qui bandiere, no, questa sicuramente penalità, sono andata a conigli, anzi a cinghiali. 21 secondi di penalità, sono stati un po' cattivi o sbaglio? Un po' troppo, visuale anche dal cofano sinistro. Come ho detto in pre-video, proverò a guidare questo gioco con la visuale dal cofano, perché potrebbe essere, non lo so, meglio, vediamo, tutto da provare. È una cosa che su alcuni giochi io provo a fare, tipo Forza Horizon, una tappetta abbastanza breve, 3 minuti e mezzo, mi sa che questo è l'ultimo tornantone bello lungo. E infatti eccoci qua, arrivati, 13esimi, fermati al commissario. Questa è una cosa bella, che praticamente finita la tappa non è finita la guida, ma devi tu portare la macchina dal commissario senza staccargli le rotule. Grazie. E vabbè, 3.36 come tappa, 22 secondi dal primo, 13esima posizione, ho fatto un po' cagare. Tra l'altro ho notato che questa è una gara di carriera, ho notato che, non so, almeno io non ho trovato il posto dove andare a impostare la difficoltà dell'IA, cosa che invece ho trovato se vai a fare i rally, quelli diciamo single player free. Quindi non capisco se è un valore preimpostato a cui ti devi abituare, oppure si autoadatta al tuo livello. Andremo avanti, magari non farò assolutamente vedere tutte le tappe con la Fulvia, anche perché potrebbe diventare monotono, e credo che il prossimo video su Dirt Rally sarà con la visuale dal cofano, per capire se il gioco è un po' meglio, oppure se io sarò un po' meglio. Spero che molti di voi mi seguino su Dirt Rally 2, come fortunatamente fanno per la mia serie infinita di Forza Motorsport 7. Ci tengo perché per me il rally ormai è una componente racing che non può mancare, infatti ogni tanto mi distraevo col mio WRC7, e che a questo punto andrò a sostituire con Dirt Rally 2, e spero che questo sia anche un beneficio per il canale. Ok, grazie a tutti quelli che mi seguono, saluti da Mapo, ciao! Uh-huh.